Come preannunciato nei giorni scorsi, l'Unione Sindacale di Base e gli operatori sociosanitari assunti nel 2020 in Molise a partita IVA sono tornati a protestare davanti al Consiglio regionale. Noi non abbiamo chiesto niente di particolare, abbiamo chiesto semplicemente la continuazione del nostro contratto, perché sappiamo che i fondi ci sono, quindi fino al 31 dicembre ancora a lavorare, perché sinceramente stare a casa da un giorno all'altro non me lo sarei aspettato, anche se qualcuno ha detto che noi all'inizio sapevamo che questo contratto prima o poi finiva. I lavoratori da mesi chiedono di continuare a lavorare in ASREM e di veder riconosciute le competenze acquisite durante il periodo pandemico. Veramente stiamo male, ma non solo per il lavoro, anche moralmente e fisicamente, perché andiamo dal dottor Florenzano e ci dice che è colpa della politica. La politica ci dice che commissariate non può fare nulla. A chi dobbiamo credere? Spero che oggi ci danno una risposta concreta, perché almeno quello la meritiamo, visto che non ci hanno detto neanche grazie. Io sono uscita il 31 di maggio dall'ospedale, guardando i turni non mi sono più ritrovata in turno e avevo capito che avevo finito, e non è giusto. Nessuno spiraglio invece dal presidente della regione Molise, Donato Toma. Le partite IVA avevano ottenuto una mozione in consiglio che impegnavano me a sostenere quella loro posizione. Io l'ho fatto, prima mi sono riunito con i loro rappresentanti, poi ho chiesto alla dottoressa De Grassi e al dottor Florenzano di riceverli in riunione e di eventualmente trovare delle soluzioni giuridiche. Hanno avuto questa riunione, mi risulta che è stato loro spiegato perché i vertici ASREM e il vertice della sanità molisana, che attualmente è il commissario De Grassi, non possono procedere ad un'assunzione così sic et simpliciter. Laddove c'è una norma nazionale, la politica regionale si ferma, ma si ferma nel senso che spinge per una soluzione che non è necessariamente una soluzione da trovare nell'attuale normativa, ma una soluzione da trovare nelle graduatorie che devono scorrere. Intanto i lavoratori non mollano e preannunciano battaglia.